Via maschera, una foto veloce. Maschera via. La maschera, Antonella. Bene. Rimetti la maschera per tornare ai nostri posti, grazie per il tempo. Altro premio per la l'atleta dell'anno, medaglia d'oro nei 100 metri, Ambra Sabatini, e prego Roberto Lavoni per la consegna. Roberto, come stai qui? No, sì, pensavo che sei più giovane, Via la mascherina, 30 secondi, un attimo. Bene, grazie. Abbiamo il mio comandante ha già svelato il premio alla carriera che dobbiamo, quindi c'è poco da suspense, però comunque mandiamo un video. Soltanto alcuni degli atleti che simbolicamente rappresentano i più di 90 atleti delle sezioni giovanili che riceveranno comunque un riconoscimento. A premiarmi io vi inviterei il dottor Enrico San Pietro e che chiederei di venire qui un atleta, medaglia olimpica a podio proveniente dalle nostre sezioni giovanili, perché ci sia concesso, Presidente, una botta d'orgoglio, perché non sappiamo quante società in Italia possano valutare
la possibilità e poi anche nei fatti di avere individuato tra i banchi di scuola alcuni atleti e di averli condotto poi per mano insieme, questo sottolineiamo alle federazioni e a noi, averli portati a salire sul podio olimpico. Per noi è questo un motivo di grande, grandissimo orgoglio e quindi ci fa piacere che insieme con il dottor San Pietro ci sia una nostra medaglia olimpica, quella che noi forse sentiamo come genesi più delle altre, senza togliere nulla a nessuno. Matteo Lobo, medaglia di bronzo del 4. E chiamo sul palco Angelo Missei, atletica leggera, bronzo della staffetta 4% del campionato europeo di atletica in Italia. Emanuele Cattoni, canottaggio, oro del 4 del campionato europeo di Athens 23 in Polonia. Matteo Santoro, argento del 4 di lotta al campionato mondiale di Athens 23. Federico Pilla, atletica, che ha partecipato al campionato europeo di Assolutino del 2, e Filippo Capostani, atletica, il quarto ruolo in marcia, sempre la categoria. Tra l'altro, come avrete capito, tra loro c'è anche il figlio d'arte, figlio di quel Alessio Santoni, sempre proveniente, lo sottolineo, dalle nostre sezioni giovanili, è capace di vincere ben 3 medaglie ai Giochi Olimpici. Grazie, ci avessimo per il grande amore. Potete andare. Abbiamo parlato del premio compagno di viaggio e ha già detto tutto il mio comandante, quindi cominciamo dal primo premio, che è quello che va a Luna Rossa, c'è qui un componente del team che prego di accomodarsi insieme a Romano Battisti e a lui il comandante che consegnerà il riconoscimento. Siamo veramente felici di averla
lei compagna di viaggio, di un lungo viaggio che anche lei ha saputo vivere egregiamente e collegiamente. Grazie Silvia e bocca al lupo. Tanti giovani sarebbero impossibili senza tanti tecnici che lavorano alle spalle di questo, di questa grande struttura, che ragazzi e ragazze che si sacrificano tutti i giorni fino a magari la porta a tarda ora, perché i ragazzi non tutti possono venire nelle prime ore del pomeriggio. E quindi abbiamo ritenuto opportuno. Abbiamo tanti tecnici del nostro settore giovanile, dall'atletica, dal nuoto, dalla canoa, dal canottaggio, dai sport invernali. Abbiamo ritenuto opportuno premiarli alcuni. A premiarli inviterei